intorno al 1506 che Ariosto comincia la stesura dell'Orlando Furioso, un poema epico cavalleresco in ottava rima. L'Orlando Furioso riprende l'Orlando innamorato nel punto in cui Boiardo l'aveva interrotto, almeno formalmente. Ariosto porta a termine la prima redazione nel 1515 e la pubblica nel 1516. Dopo ben 17 ristampe, nel 1521 pubblica la seconda redazione, contenente diverse correzioni, che non mutano tuttavia l'assetto complessivo dell'opera. Negli anni successivi al 1521, Ariosto realizza una più cospicua, massiccia revisione linguistica, stilistica e strutturale, che consiste sostanzialmente in due operazioni. La prima consiste nella revisione linguistica e porta Ariosto ad eliminare gli elementi linguistici riconducibili alla lingua padana e quelli che si richiamavano al latino. In questo senso, Ariosto si adegua al modello di lingua italiana per la letteratura, per la scrittura letteraria, promosso da Pietro Bembo nelle prose della volgar lingua, cioè al modello del toscano illustre. La seconda operazione riguarda la struttura. Ariosto aggiunge 6 nuovi canti, tra cui quelli finali, dedicati quasi interamente a Ruggero, portando così il poema da 40 a 46 canti. È questa la terza e definitiva redazione del poema, che viene pubblicata nel 1532. Il poema è dedicato al cardinale Ippolito d'Este e la dedica viene mantenuta anche dopo il passaggio di Ariosto alle dipendenze del duca Alfonso.